Buonasera a tutti, mi chiamo Gianni Girotto, ho 45 anni, sono qui di San Biagio della Callalta, sono perito elettronico, ho fatto la scuola serale, mi sono diplomato a 18 anni, poi ho continuato a lavorare, mi sono laureato in legge a 33 anni. Sono attivo nel mondo del volontariato da una trentina d'anni, sono socio di Amnesty International e Mani Tese appunto da 30 anni. E altro consumo sono più di 20 anni, 10 anni sono socio di Banca Etica, poi Greenpeace, Altra Economia, Altro Mercato, la cooperativa Pace e Sviluppo qui di Treviso, Kiva che è la maggiore organizzazione al mondo che fa social lending, che sono cioè i prestiti da privato a privato, e qualche altra robetta insomma che tralascio. E nella mia attività come socio di Banca Etica e gestore anche di una pagina Facebook relativa, ho approfondito quello che è il settore della finanza. Allora, io dovrei parlare di economia e la prima cosa che mi viene da dire è che l'economia si è spostata dal reale al virtuale. L'economia adesso non si fa più fabbricando sedie, scarpe, cuscinetti a sfere, automobili, eccetera, ma si fa giocando in borsa, e questo grazie all'elettronica. L'elettronica che ha reso possibile la velocizzazione delle transazioni, quindi adesso si fanno migliaia di transazioni al secondo. Ci sono delle procedure in atto da parte degli organi legislativi per verificare delle truffe che vengono fatte semplicemente per il fatto che alcuni computer ricevono le informazioni finanziarie alcuni millisecondi prima dei circuiti ufficiali. Allora, voi capite che io in pochi millisecondi posso comprare 10 milioni di euro di azioni di una società. Acquistando 10 milioni di euro di quella società, le azioni immediatamente salgono, diciamo per dire, dell'1%. Qualche millisecondo dopo le vendo. L'1% su 10 milioni di euro sono 100.000 euro. In qualche secondo io ho guadagnato 100.000 euro solo facendo salire un'azione e poi rivendendola immediatamente. Il PIL dell'economia virtuale è 11 volte il PIL generato dall'economia reale. La borsa valori, che tutti conoscete, potrebbe lavorare 3 giorni all'anno se dovesse limitarsi a fare operazioni reali, concrete. E invece lavora tutto l'anno ma su speculazioni. Sappiate che a Bruxelles ci sono 700 lobbisti e lobbisti non è una parolaccia, non è una brutta cosa, il mestiere di lobbista a Bruxelles è regolare e registrato, il lobbista deve dichiarare per chi lavora, ci sono 700 lobbisti pagati appunto da banche e assicurazioni che tutti i giorni fanno pressione, contattano i vari legislatori, tutti i vari dirigenti, tutte le persone che hanno dei ruoli ufficiali nell'Unione Europea, affinché la legislazione venga scritta in una certa maniera. 700 contro 0 i lobbisti pro consumatori, non ce ne sono. La BCE, la Banca Centrale Europea, che ovviamente è posseduta dalle varie banche centrali, quando emana le sue direttive, per legge se ne può, lo dico brutalmente, se ne può altamente fregare del Parlamento Europeo. Cioè la BCE non ha nessun vincolo di rispetto di quelle che sono le indicazioni del Parlamento Europeo. La BCE è totalmente autonoma in quello che fa, non deve rispondere a nessuno. La BCE è posseduta dalle varie banche centrali, per chi non lo sapesse Banca d'Italia si chiama così, ma non è la banca degli italiani, la Banca d'Italia è la banca delle banche private. 27% c'è la Intesa San Paolo, 10% c'è la Unicredit e via così andare per le varie operazioni, per le varie banche. Questo vale sia per il mondo bancario che per il mondo assicurativo. Questi due settori si sono dimenticati, o meglio, si sono spostati dal loro business principale, dal loro mondo che doveva essere quello bancario e quello assicurativo, per spostarsi nel mondo delle speculazioni. Adesso la banca non fa più la banca, lo fa marginalmente. Le assicurazioni idem continuano ovviamente, ma lavorano moltissimo sulla speculazione. Se voi andate a leggere i bilanci delle assicurazioni
raggruppati a livello nazionale, l'anno scorso hanno perso un fracasso di soldi. Poi andate a leggere un pochino meglio e guardate che la parte relativa proprio al settore assicurativo in senso stretto è positiva, è in attivo. Cioè l'assicurazione ha guadagnato facendo l'assicuratore, però nel complessivo ha perso un mucchio di soldi. Perché? Perché li ha persi nel mercato speculativo. Allora, voi sapete che dal 2008 a oggi siamo entrati in questa crisi finanziaria enorme. Io vi do la cifra degli aiuti pubblici, quindi soldi nostri, che sono stati dati alle banche private. Questa cifra è 13.750 miliardi di dollari. Ve la do in lire, che rende molto di più, visto che siamo anche tutti con una certa età, 25 milioni di miliardi di lire, 25 milioni di miliardi. Cosa si fa con questa cifra? Si dà da mangiare al pianeta per 150 anni. Con questa cifra noi diamo da mangiare a tutto il pianeta per 150 anni. Bene, questa è una prima introduzione al discorso economico, purtroppo si è spostato dalla parte virtuale. Adesso, se cortesemente mi metti proprio il PDF del programma, che stiamo sul concreto, introduco quella che è la prima azione, la prima proposta che abbiamo in programma, è l'introduzione della class action. Allora, probabilmente non tutti sanno cos'è la class action. È l'azione collettiva, è un istituto anglosassone che permette di fare un'unica azione quando i danneggiati sono tanti. Tipicamente, se io ricevo una bolletta della Telecom, non solo io, se 10 milioni di italiani c'è una bolletta in cui c'è un costo che non ha senso, oppure prendete un aereo e c'è un problema e 300 persone hanno un danno, o una ferrovia, o le bollette del gas, o l'Enel, eccetera. Quando cioè abbiamo un danno a tantissimi consumatori, che però singolarmente nessuno si sogna di fare una causa contro la Telecom, contro l'Enel, contro le ferrovie italiane, perché tra soldi e tempo chi è che ce la fa a starci dietro? Allora, la class action permette di fare questa operazione, quindi di unirsi tutti assieme. Però cosa è successo? Che il governo italiano, siccome ha una fottutissima paura di questa class action, l'ha introdotta depotenziata in maniera spaventosa. Come prendere una Ferrari e metterci il motore di una 500. Quindi c'è, ma è assolutamente inefficace, è svuotata al 90% delle sue potenzialità. Quindi quello che vogliamo fare noi è l'introduzione di una vera class action, in maniera che le persone possano effettivamente avere un livello più equilibrato di difesa contro le grandissime società. E, abolizione delle scatole cinesi in borsa. Questo è un altro meccanismo perverso che noi italiani siamo molto bravi. Sapete che la finanza, le banche le abbiamo inventate noi italiani, la finanza creativa l'abbiamo creata noi italiani. Quindi anche le scatole cinesi è un meccanismo per il quale praticamente non si riesce più a capire una società di chi è il proprietario, perché la cosa è talmente scatolata su altre aziende che si perde proprio di vista chi è la vera proprietà. Poi abbiamo un altro grosso problema, che molti consiglieri di amministrazione sono tali in troppe società e molto spesso in conflitto di interesse tra di loro, nel senso che come fa una persona essere contemporaneamente consigliere della società A e contemporaneamente anche consigliere anche della società che fornisce questa società A? Quindi io sono, per dire, consigliere della Fiat e contemporaneamente sono anche consigliere di Finmeccanica che fornisce la Fiat. Non è una cosa molto molto buona. Abolizione della legge Biagi, che era partita con dei principi condivisibili di rendere il mercato del lavoro più elastico, ovviamente a incrementare l'occupazione, ma ha finito per renderla estremamente precaria. Poi il discorso delle nostre aziende locali, quindi impedire lo smantellamento delle aziende locali. Adesso molti di voi avranno conoscenze, parenti in Piemonte, in altre zone d'Italia. Piemonte, per esempio, era famoso per il tessile. La zona biellese, tutti i dintorni, se avete amici, parenti, vi diranno che quel distretto lì non esiste più. C'era il distretto del mobile imbottito
In centro Italia anche quello è sconvolto. C'era qui Pordenone, Cornigliano, Vittorio Veneto, il triangolo del mobile. Io ho lavorato per 11 anni in un'azienda che aveva una grossissima fetta di clientela nel settore arredamento, un disastro totale. E incroci azionari dal sistema bancario al sistema industriale, beh, ho parlato abbastanza delle banche, basta così. Una cosa che abbiamo messo in programma: introdurre la responsabilità degli istituti finanziari su prodotti proposti con una compartecipazione alle eventuali perdite. Perché attenzione, una cosa che non ho detto, dal 2008 ad oggi uno dei pochi settori che ha incrementato i propri guadagni è quello bancario. Quello del settore bancario, le grandi banche hanno aumentato i loro profitti, i grandi dirigenti hanno visto crescere i loro già altissimi stipendi. Quindi noi siamo qua che veramente facciamo una fatica boia, gli abbiamo dato quello che vi ho detto prima, 25 milioni di miliardi di lire, e loro stanno pure meglio. Ma non solo, non hanno modificato di una virgola il loro atteggiamento, ma è ovvio, hanno detto siamo stati salvati dai soldi pubblici, quindi continuiamo così. Se ci va bene guadagniamo un mucchio, se ci va male veniamo salvati dai soldi pubblici, quindi continuiamo così e stanno continuando così. Impedire ai consiglieri di amministrazione di ricoprire altre cariche nella stessa società se questa si è resa responsabile di gravi reati, mi pare logico. Impedire l'acquisto prevalente a debito di una società. Qua mi rilascio un attimo quel discorso che aveva fatto Simone dell'importanza dell'informazione. Molte persone non usano internet semplicemente perché non sanno usarlo, sono un po' anzianette, non l'hanno mai usato. Allora, abbiamo un corso gratuito a Treviso, ogni martedì pomeriggio ci troviamo in un ristorante che è in zona Selvana. Se qualcuno di voi conosce persone che vogliono imparare a usare internet a livello basilare, leggere centinaia di giornali gratis, radio, televisioni, quindi avere informazione a go-go, perché internet è questo, è informazione su 100.000 fonti, sappiate che abbiamo questo corso gratuito ogni martedì pomeriggio a Treviso. Introduzione di un tetto per gli stipendi del management, e qui vi ho appena parlato che il management bancario ha visto aumentare i propri stipendi. Abolizione delle stock option, è una cosa tecnica, quindi il fatto che con una piccola percentuale io ho il controllo comunque di una società. Abolizione di monopoli di fatto, ecco, questa è una cosa generale per il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è contro qualsiasi casta, è contro qualsiasi monopolio, qualsiasi rendita di posizione non giustificata. Quindi noi non è che vogliamo abolire l'impresa privata, ci mancherebbe altro, ma vogliamo impedire che qualcuno abbia delle posizioni di forza sproporzionate. Quindi monopoli e oligopoli, questo decisamente sì, nessuno di noi li vuole. Quindi Telecom, Autostrade, Eni, Enel, eccetera. Vabbè, è sul punto successivo, ma lo anticipo. Uno dei punti successivi è impedire che persone condannate siano dirigenti di enti pubblici. Faceva prima l'esempio del bidello che deve essere immacolato. Bene, noi abbiamo dirigente dell'ENI Scaroni che è condannato per tangenti. Quindi lui ha patteggiato la pena. Patteggiare la pena vuol dire che sapeva di aver torto, perché col patteggiamento si hanno dei forti sconti di pena. Benissimo, lui è dirigente dell'ENI, che è ovviamente un ente abbastanza grandicello. Allineamento delle tariffe di energia, connettività, telefonia. Riduzione del debito pubblico, quindi noi siamo contro la TAV, contro il ponte sullo Stretto di Messina, contro le grandi opere, contro l'acquisto degli armamenti, avrete sentito, letto, caccia F-35 e i sottomarini. Noi abbiamo calcolato in circa 100 miliardi gli risparmi di spesa che possiamo ottenere da una serie di, appunto, di decurtazioni di queste spese, e li vogliamo inserire invece sulle piccole opere, su migliaia di piccole opere. Abbiamo riassesto idrogeologico e la riqualificazione energetica. Quindi non grandi opere uguale grandi appalti uguale grandi tangenti, ma migliaia e migliaia di piccole opere di manutenzione e di riqualificazione del territorio per far lavorare artigiani e PMI, perché sapete bene che le PMI sono in crisi eccezionale, solo il settore edilizio
abbiamo perso 300.000 persone negli ultimi anni, 300.000 occupati. Okay, favorire le produzioni locali, sussidi di disoccupazione garantito, direi che è l'ultima cosa, ce l'hanno tutte le nazioni europee tranne Grecia e Portogallo, se non sbaglio. Se ascoltate gli ultimi discorsi che fa Grillo adesso che sta girando l'Italia, noi proponiamo di emanare un provvedimento per bloccare a 10.000 euro le pensioni cosiddette d'oro. Abbiamo un 6.000 euro, ecco, mi fa la regia, mi fa cenno. Abbiamo moltissime persone che percepiscono pensioni che vanno 10, 20, 30, 40, 50, 60.000 al mese. Noi le bloccheremo, ovvero tenteremo di fare questa cosa di bloccare 6.000 euro al mese. Con tutto quello che incameriamo, che sono miliardi di euro, faremo quello che è il reddito di cittadinanza, quindi un reddito garantito anche per chi in quel momento non ha lavoro. Grazie.